La coppia numero uno, Nikita Burmakin e Tommaso Giovannini, affronta la coppia numero due della manifestazione, Alessandro Calbucci e Michele Cappelletti. Parola al campo. Subito un ottimo servizio, Alessandro Calbucci. Stavolta risponde bene Tommy. Difende bene Cappe. Che difesa straordinaria, sì, piuttosto evidente. Servizio sul corpo di Nikita. Eccolo qua lo zar Luca. Mamma mia la risposta di Nikita. Straordinario. Questa... l'intenzione... l'avevo intuita. Sì, l'intenzione era... bella risposta di Tommy. E la palla flirta col nastro. A Nikita. Sì. Servizio in linea. Sbaglia. La rete, servizio di diversa, finale, la testa non è liberissima. Mamma mia Nikita! Dove l'ha messa? Riparano un po'. Mamma, risposta di Cappe. E si ingaggia lo scambio. La difesa di Cappelletti e poi Nikita! Colpi. Ancora un ingresso non precisissimo di Tommy, ma la palla è fuori. Qui fortuna. Fuori. Eh sì. Lo zar potrebbe essere uno dei game che decidono l'equilibrio di questa finale, il game di Calbu. Carezza bene questa palla Calbu. Bella risposta qui di Nikita, c'è il cambio, Cappelletti passa a destra, bella difesa di Cappe. Bravo il controllo qui di Nikita. Inserisce con l'ingresso Calbucci e poi dall'alto bel game dominato da... al servizio il cavallo pazzo Giovannini. Scavalcato. Grande lob di Cappe qui, grandissimo lob di Cappe. Bravo Tommy qui a rete, il servizio di Tommy un pochino più emotivo, il suo compagno. Altro errore, è alto. Buona risposta di Cappe. E il nastro dice Norek. Risponde bene qui Calbu. Lob di Calbu perfetto su Nikita che apre il campo. Giovannini due pari, riparte la girandola dei servizi alla battuta Cappelletti. Miracolo in tuffo. Mi sale in cattedra Nikita Burmakin. Vediamo cosa succede. Il tocco del giocatore russo. E anche perché è il numero uno del mondo. Tommy! Questo è un punto importante, eh. Calbu! Inserimento! Finale, ma c'è libertà in tutto per tutto. Fuori. Eh sì, la battezzata. A buon fine il tentativo di Tommy. Mamma mia, come risponde Nikita. Che mano! Già prima. Hanno rischiato. Entra molto. Calbu. Non si lasciano distrarre dal warning. E allora entra al servizio Nikita Burmakin. Nastro fuori, un po' sfortunato. Penso che non è fortissimo, ma in qualche maniera sta creando qualche complicanza. Un altro nastro. Questa volta. Anche se il break poi nel primo game è stato deciso proprio da ancora il nastro balordo. Si inserisce Giovannini. Non benissimo Tommy, non benissimo Tommy. Mamma mia, risposta di Calbu. Risposta straordinaria. Ancora Calbucci al centro, dall'alto. Indicata per provare a scardinare i loro avversari. Ancora Cappelletti. On fire. Cappe si sta prendendo. No, assolutamente ingranando alla grande. Questo è corto. E da lì. Quasi due metri d'altezza. Insiste lì. Sì. Possono tentare una mini fuga. Ancora un nastrino. Un nastro per e questo Giovannini. È eseguire 30 pari. Aia. E out il fuori la risposta di punto che pesa come un bacino. Batte alto Calbu, poi prende il campo e la palla è fuori. La palla è fuori. Nikita, sono saliti in cattedra Calbu e Cappelletti, in particolare Cappe.
game di ritrovare un po' più di sicurezza e entusiasmo. Al momento però intensità e la direzione del vento è una variante Nikita, importantissima nel beast tennis. Qui ha lasciato il campo, inserimento di Nikita Burman. Ci vuole l'aiuto di Nikita qui. Sposta di cappe, si alza il gioco, vanno a notte Tommy. Bella risposta di Calbucci, straordinaria, eccolo qua, tiene il fraseggio basso, poi alza, non una grande idea, eh no, perché lì dall'alto risponde presente. Vediamo cappe, eh sì, al servizio Michele Cappelletti. Bella risposta di Nikita, corpo a corpo sotto rete tra Giovannini e Calbucci ed è out il rovescio di Giovannini. Ancora un errorino, stecca qui il servizio cappe. Risposta e difesa di Tommy, che bravo lesto sotto rete. Sposta in rete di Tommy, break iniziale. Questa è una formalità, Luca, per cappe, chiudere questo punto, chiudere questo primo set. A pieno regime Cappelletti e Calbucci, dove Cappelletti certamente ha primeggiato. Fondamentale partire col naso avanti in questo secondo set per la coppia italo-russa. Cercano di escluderlo il più possibile il giocatore di San Pietroburgo, che nell'andamento del punteggio. Occhio game minaccia per Burmakin e Giovannini. 15-40 più, esatto, che alberga nella testa. La risposta di Calbucci, ancora Cappelletti, Burmakin. Alza il lob Calbucci, si inserisce ancora il russo. Eccolo coinvolto anche Giovannini, e ancora lui, Michele Cappelletti, che al momento è davvero inarrestabile. Giocatore caldissimo in questo momento, proprio dei quattro si vede che è quello più dentro la partita in termini anche nervosi, positivi. Ho visto una faccia di Calbo che non vedevo da un po' di tempo, Luca. Ho visto una faccia di con un titolo che sarebbe a dir poco straordinario. Assolutamente. Tanto fallo di piede, quindi 0-15. Eh sì, Tommy, una spinta in più. E Nikita. Ancora Calbucci. Burmakin. Ancora lui, lo zar. Lo zar. Vediamo se riusciranno a concretizzare il break Tommy Nikita. Dall'alto ancora Calbucci. Giovannini lavora di tocco, ancora Giovannini col bilanciere, cascato e poi sbaglia Burmakin, forse si è lasciato anche un po' condizionare. Game che rimane in salita per Cappelletti e Calbucci. Al corpo, due palle break, non ottenendo i risultati sperati. Che gran servizio, warning il penalty. Adesso point, rischio. Non ci credo. Cappelletti. Non ci credo. Ancora! Questo è il segnale, non Luca. È vero, non è vero! Questo è un segnale, Luca. Questi sono i segnali. Il punto del match arringa il pubblico. Tommaso Giovannini sbaglia. E poi guardate cosa fa. Questi fatto sono Cappelletti. I segnali. E sai che cos'è che fa la differenza, Luca, qui? Il cuore. Il cuore e quelle tre stelle. 0-40, sono riusciti a ottenere 4 punti consecutivi e l'ultimo punto. Adesso attenzione perché la reazione del barone di Luca. Nastro, nastro. Aiuta cappe. Fuori. Eh sì, era giusta la giocata di Nikita. 2-0. Hanno subito il break in precedenza. Ora la risposta di Cappelletti. Il bilanciere Giovannini. Lo zar, la reazione. Sembra Beccaccioli Benussi del maschile. Ancora in tuffo Cappelletti. E poi sbaglia l'impossibile Giovannini. Inizia ad andare sotto nel punteggio, come sta succedendo. Saldamente nelle mani di Calbucci e Cappelletti. 6-3, 3-0. E servizio Cappelletti. Non sbaglia. La partita dalla parte di Calbo e Cappe. Sono saliti sul treno. È un treno. Questo è un Frecciarossa. Lo devo mettere da adesso in poi in campo. Avrebbero bisogno di un guasto tecnico per rimanere, no? In tema treni. Non so se l'hai notato. Sì. E quindi favorisce di più l'ingresso di Cappe, cosa che invece ieri non avveniva. Le bastonate, Luca, che ti arrivano.
ti arrivano da dietro e ti colpiscono la sconfitta, veramente la conquista del titolo. Grande servizio di Nikita. Fallo di piede. Fallo. L'ace. Bravo Nikita. Vento, il vento, l'ho sentito. Non so se l'hai notato anche te. La folata proprio al momento dell'altro. Altro game attribolato al servizio per Nikita. Non chiude Giovannini. Braccio bloccato oggi. Braccio bloccato. Si è inceppato qualcosa. L'ingranaggio non funziona bene oggi, Luca. I meccanismi non sono liati come al solito. Di Giovannini solitamente chiude il punto e non dà scampo agli avversari. L'odore del sangue. Pronta ad azzannare Sì. È totalmente fuori dal match. La risposta di Calvo. Il suo compagno Burumakin lo ha trascinato in questo mood negativo. E adesso ci siamo. 6-3, 5-0 e servizio. Tutto in discesa. La blocca. Conservare per Calducci e Cappelletti. Giovannini non riesce a fare un lob competitivo. Tutto è più facile. Oh, Lis, pescato e tirato fuori dal. Sì, ci siamo, Luca, ci siamo. L'inserimento di Alessandro Calducci con i tempi giusti. È il momento, Luca, è il momento. Il momento è ora, 3 championship point per Calducci e Cappelletti. L'applauso ritmato della gente presente sugli spalti, sul campo centrale di Terracina. Secondo set strabiliante di Calducci e Cappelletti. Eccolo qua, eccolo qua il titolo mondiale. Eh sì, allora quarta stella arriva anche per Calvo e Cap, arriva meritatamente, Luca, dopo una finale a senso unico. Un 6-3-6-0 per Calducci e Cappelletti, che dunque in finale vincono contro Burmakin e Giovannini in meno di un'ora di gioco. Solo loro, i campioni del mondo, Calducci e Cappelletti. Peccato per Tommy e Nikita, che sono entrati in campo non lucidissimi, soprattutto Tommy ha mancato. Finale hanno battuto la coppia numero uno composta da Nikita Burmakin e Cappelletti. Coppa al cielo, Alessandro Calducci e Michele Cappelletti sono i campioni del mondo, vincono qui a Terracina alla prima edizione in questa località a dir poco suggestiva. Il bacio alla coppia.